Ciao Andrea, oggi bellissima giornata, però sei sicuro, siccome abbiamo fatto il record di distanza tra me e te, sei sicuro che vuoi che io ti lanci questo pacco? No, non sono sicuro, te l'ho detto prima che secondo me sei troppo lontano e ho abbastanza paura, più del solito oggi forse, anche perché c'è in mezzo alle due telecamere. Eh no, infatti sono anch'io preoccupato, non so se affronterei questa impresa. Comunque Andrea, è arrivato un nuovo pacco da Sport Time Mantova, una scarpa super innovativa, super veloce, già te lo annuncio. Mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa e soprattutto, secondo te, quali sono le tre caratteristiche di questa scarpa? Sei pronto a prendere il pacco? Sono andato a ritirare le chiavi, che le chiavi belle non ce le ho quelle per tagliare. Va bene, vai. Presa al volo. Ho dovuto anche muovermi perché comunque non era così banale. Non è così banana. Ci sono? Vai. Mamma mia, un campione. Ho tolto il cronometro perché comunque adesso veramente lo fai molto velocemente. Sì, beh, le prime volte non mi ricordo se me le facevi a prima mano, cavolo. Beh, intanto, promozione. Una bella magliettina. Official athlete, sei un official athlete. Io? L'altra c'è scritta... L'altra c'è scritta recensore, no? Recensore, quindi è mio o tua? Beh, recensore tutte e due. Presa. Secondo me questa scarpa ti piace tanto, nel passato ti è sempre piaciuta, quindi non posso pensare... Che non ti piaccia. Oddio, no, se è una Kimbara è cambiata tanto, eh. Non lo so, devi, non puoi guardare, adesso devi solo indovinare. Allora, scarpa morbida, molto flessibile, sembra una oca là qua dietro. Però secondo me eri abbastanza sulla giusta via. È una Kimbara? È una Kimbara. Posso guardarla, wow, bella. Ma ti abbiamo scelto anche un bel colore, eh. Bello di brutto, sì. Fai una cosa, provatela un secondo e poi dimmi innanzitutto quanto pesa. Ma poco, sembra 160 massimo. Beh, è davvero leggerissima, sai Max? Abbiamo fatto qualche giorno fa, ho fatto il video del lo short delle migliori scarpe per correre i 10 km, questa secondo me potrebbe anche entrare nella classifica. Questo è il tuo numero? Ma sta comoda a me, sai? Sì, di solito in effetti ha molto spazio nell'avampiede, quindi secondo te suggerisci stesso numero? Mi fa venire il dubbio, perché questo qua è il tuo numero, quindi il 9 americano, io porto il 9,5, ma ti direi che va bene a me questa. Avrei detto come comodità un 27,5, quindi... contando che è una scarpa per gare o per ripetute relativamente brevi, forse la prenderei mezzo numero in meno io, forse. Ascolta, facciamo una cosa, fai uno scattino qua in pista, siamo in pista, so che poi stasera ti devi gareggiare, quindi non ti chiedo uno sforzo eccezionale e sovrumano, e poi ti faccio due o tre domande su questa scarpa. Vabbè, comunque la provo un attimo tanto per avere le sensazioni, ma... Bah, mi sembra che davvero il mezzo numero in meno vada più che bene. Va bene, dai, ci vediamo tra due minuti. Andrea, allora, secondo te questa scarpa a chi è adatta? L'hai provata a due secondi, però mi sembra che sia super. È una scarpa vecchio stampo, mi sembra molto più leggera rispetto alla vecchia Kimbara. Ho guardato che sotto la soletta, credo che sia quello il vero power run che c'è dentro, c'è uno strato di mezzo centimetro di intersuola che sembra un'altra soletta aggiuntiva, credo che sia lui il power run in più, morbido, e poi sotto c'è la solita, il power run, no, non credo che sia power run plus, non lo so, e sotto c'è l'intersuola solita in power run normale, che è un po' più duretto, un po' molto più duretto. Sì, dovrebbe essere solo Power Run perché c'è scritto dietro, ormai Saucony ha questa consuetudine, ormai abbastanza recente, però comunque
presente nelle ultime due stagioni. E secondo te, Andrea, a chi è adatta questa scarpa? È una scarpa per atleti, secondo me, abbastanza veloci, quindi sicuramente sotto i 4,30, che devono fare ripetute sotto i 4,30 e relativamente leggeri, secondo me sotto i 70 kg circa. Costa anche relativamente poco. Poi la cosa che mi chiedo è, dal tuo punto di vista, la reattività, come l'hai vista, visto che comunque il peso è sicuramente molto limitato. Poi ho messo all'inizio quanto pesa esattamente. Guarda, sto odiando il gatto perché mi tocca sotto, sembrano dei capelli. Comunque, guarda, come reattività secondo me dà più feedback al piede, perché comunque essendo più duretta rispetto alla Endorphin Speed è sicuramente un po' più secca, quindi la senti più reattiva a terra e diciamo, ripeto, un po' vecchio stampo, è il piede che comanda la scarpa e non lei che ti accompagna. E poi sì, questa tanta leggerezza, e ti dico, secondo me è anche molto più stabile rispetto alla Speed. Chi dovesse avere una capacità di flessione importante nell'avampiede, secondo me si troverà bene, soprattutto ai giovincelli io la consiglio. Invece dal punto di vista della calzata, abbiamo detto che comunque ha un grande spazio nell'avampiede, come l'hai vista, e anche nella corsa, come ti è sembrata? Secondo me veste abbondante, ti dico, se prendi stesso numero ci stai dentro comodo, magari si piega un po' di più in avampiede, diciamo che il numero in meno secondo me sta bene lo stesso, e col numero in meno mi piacerebbe di più utilizzarla in gara. Invece a livello di utilizzo pratico, la suggerisci per correre solo i 1000 oppure anche magari un medio di 15 km? Sì, un medio di 15 km sì, anche se tipo la Speed, l'Endorphin Speed secondo me è un po' meglio perché è più morbida. Ormai sono un po' vecchietto anch'io, mi piace avere delle scarpe un po' più riposanti. Diciamo che sono delle scarpe un po' più vivaci queste qua, quindi per distanze un po' più brevi, quindi magari 10-12 km, ripetute lunghe, ma anche brevi. Secondo me con questa mi potrei trovare bene per fare i 400. E ti dico, mi sta venendo in mente che potrebbero essere ottime per fare le gare quelle estive. Sì, in effetti ricordo che avessi vinto tu un paio di Kinvara proprio al giro del Varesotto, se non sbaglio. No, ti ricordi male, le avevo comprate io, erano quelle rosa che erano del giro di colorazione del Giro d'Italia, e le avevo comprate ai tempi. Non eri ancora un influencer. Comunque invece a livello di tallone, come hai detto che sono stabili, cosa ne pensi? Di solito lo tocchi? Allora, tallone, beh, la conchiglia non di quelle stradure, qua sopra un po' più morbida, e poi credo che non ah no 4 mm di drop, quindi sia una scarpa molto avampiedista. Mi ricordo che Saucony forse su questa cosa ci spinge tanto, e quindi il tallone un po' così morbido qua sopra e conchiglia secondo me è perfetto, anche perché è una scarpa che se no rischia di dare un po' di noia al tendine. Vabbè, poi nei prossimi giorni faremo la recensione completa. L'ultima domanda è invece quando testeremo le Ride 15 di Saucony, sapendo che comunque dovrebbero essere super innovative. A metà maggio ti direi, abbiamo un evento di Saucony dove siamo stati invitati. Non le proveremo in anteprima perché sono già uscite, però credo che ci diano un po' di informazioni e le riusciremo anche a provare per strada. Tra l'altro siete tutti invitati, poi nei giorni prossimi vi faremo vi daremo comunque ulteriori informazioni. Mi sembra che sia il 10 di maggio, venite numerosi, sarete o con il gruppo di Massi o con il gruppo di Andrea o con altre persone magari più famose di noi. Comunque, se volete, noi saremo lì a Milano, vi terremo aggiornati. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, ci vediamo il 10 maggio, confermo che il 10 dovrebbe essere intorno alle 18, vabbè, poi ne riparliamo. Ciao.